Oh, bene. Cosa abbiamo qui? Le teppiste della mezzanotte. Birra e sesso in nome di Satana. Beh, amano tutte il black metal dalla Repubblica del 17 aprile 1999. Guardate, questo, anche se gli cambi nome, è sempre cattolicesimo. È sempre la stupidità del cattolicesimo che si esprime in maniera diversa. Ma è sempre la stupidità che il cattolicesimo impone alle persone e le persone tentano di sottrarsi anche in maniera miserabile. Per cui anche qui le teppiste della mezzanotte, birra, sesso, dico sì, io sono di quelle che spaccavano le lapidi nei cimiteri, oppure è vero, ho torturato un animale. Questo è sempre cattolicesimo. Questo è sempre cattolicesimo. In questo articolo qua, dice teppiste, dice delle persone che vanno a spaccare cimiteri e che si spaccia per satanisti. In realtà sono sempre dei cattolici. No, sono dei cattolici che praticamente hanno vissuto il cattolicesimo in maniera talmente perversa, talmente brutta, che l'ha deciso di fare queste robe. Ma è sempre la coercizione del cattolicesimo, eh? Oh, andiamo avanti un altro pochetto. Guarda cosa abbiamo. Abbiamo gli armeni, il popolo dimenticato. Nel 1915 questo popolo ha avuto 1,5 milioni di morti, uno dei primi genocidi del secolo ad opera dei turchi che dovevano, dei turchi, della Turchia, del governo turco, non dei turchi. Del governo turco che doveva riuscire a distruggere quella che era un'enclave, una zona cristiana all'interno del mondo musulmano e doveva trasformarli e assimilarli come popolazione turca. Bene, avete mai sentito parlare voi che qualcuno rivendicasse questo genocidio? C'è cioè che un cattolico dicesse tu hai fatto questo genocidio contro di me? Perché questo? Perché una mano lava l'altra e tutte e due si lavano la faccia, amico mio? Perché in fondo questa gente era solo bestiame, è considerata solo dal Vaticano solo ed esclusivamente bestiame. E il bestiame che appartiene ad un gregge può in qualunque momento essere portato al macello. Per questo si preferiscono piantare 150, 200, quelle che sono croci attorno ad Auschwitz, insultando il macello degli ebrei, degli omosessuali, dei comunisti e dei gay, piuttosto che rivendicare 1,5 milioni di persone, un genocidio che è uno dei più grandi stermini e genocidi che la storia abbia visto. E questa è la perversione del cristiano. Cioè, la perversione del cristiano, la sua malvagità, la sua vigliaccheria, è quella di venire a dire a Claudio: tu stai oltrepassando i limiti perché dici queste cose. Non vada chi fa queste cose a dire tu non le devi fare. Non ha il coraggio, è un vigliacco. Non vada Wojtyla a dirgli tu cazzo devi cacciare via quelli che stuprano. Non ha questo coraggio un cristiano. Ma viene qui in radio, telefona qui e dici tu stai superando i limiti. Perché? Perché lui pensa che le persone siano solo bestiame che si possono stuprare, uccidere, massacrare. Questa è la perversione. Cioè la distruzione del pensiero cristiano giunge a questi livelli e non c'è mediazione. E andiamo avanti ancora. Con cosa andiamo avanti? Beh, gli Indios Mapuche sfida le multinazionali. Sei pronto? Allora, gli Indios Mapuche stanno tentando di fermare le multinazionali. Oh, che bello anche questo. Sentire? Cioè, poi qualcuno mi chiede, ma perché non ti piacciono le telefonate? Beh, ma sai che goduria con queste telefonate? Sei pronto? Allora, abbiamo qua gli Indios Mapuche. Queste telefonate che stanno tentando di difendere il loro territorio. In realtà non difendono assolutamente niente perché il loro territorio è già distrutto, nel senso che gli alberi antichi sono stagliati, la foresta è stata tagliata. Pronto?
Pronto? La foresta è stata tagliata, per cui chiaramente non c'è. Eccolo qua. Avete sentito? Vi divertito? Chiaramente non c'è assolutamente più niente di quello che era antico. Hanno piantato i nuovi alberi, hanno piantato i pini, gli eucalipti, i quali i pini ed eucalipti crescono in fretta e sono pronti per fare la carta, per cui sono pronti per essere ritagliati un'altra volta e si perde la cultura e si perde la vita di tutta la foresta. Sei pronto? Abbiamo sempre la solita mignotta, eh? Pronto? Sì? Ciao. Ciao Claudio, Ciao. volevo solo interrompere sta carina San Antonio. Grazie. Ascolti me, volevo solo dare un'informazione a Giovanni, che credo che ti esageri, sul fatto dei pedofili, no? Sì. E mi avevo ancora un articolo che guardavo io da Laura Ivano ancora qualche anno fa, che ha più grande assicurazione americana, no? Che Sì. assicurava i cattolici, i preti cattolici contro i processi appunto per violenze ai bambini, per Sì. stupro, queste robe qua. Addirittura se da non so quanti anni che sia, perché questo articolo se dico che avevo da Euri, che si rifiuta proprio, non gli chiama più perché gli rimetteva soldi, insomma. Non gli Sì. stava dentro ad assicurarli. Ecco, Mi stava lì dentro. perciò gli si rifiutava, non gli assicura più. Ecco, questa è una Figurati. informazione scritta, Sì. se a Laura mi sente No, probabilmente si ricorderà di questo fatto. non ho dubbi, perché io ho rassegna stampa da 4 anni a questa parte. No, diversi anni fa, dunque, Sì, insomma, è una roba abbastanza nota, non si esagera mai. ma si sanno benissimo queste cose, sai. Ma ascolta, sti cattolici, invece venite a disturbarti, no? Sti giorni qua, guarda, i gana indigestione del Padre Pio, ma perché inizia da qui? Sai, in fondo io sono una spina che è nel loro cervello e che si muove continuamente. Guarda, mi ti giuro, non ho mai bestemmiato in vita mia, perché se contro il mio carattere è come che non dico parolacce, no? Sì. Però col massimo rispetto di tutti, ascolto tutti e cavo i miei pensieri, insomma. Però le domande cattoliche, ormai 6 anni che mi sono smesso di farle, cioè, proprio non mi interessa, è così come una roba che non mi riguardasse. Pensa che sia una signora di Geova, in copia, no? Sì. E diverse volte chi viene, e normalmente non ho tempo. Però tempo fa, avevo un po' di tempo che ho detto signora, e siamo stati a porta, guarda, adesso era più di un'ora, no? E ho detto, mi discuto per carità, cioè, ho detto, dice chi ti porta la parola, eh? Insomma, ho detto signora, vado via perché sennò va a finire che cambio mi. Guarda, ti credi che se 3 mesi sta parte che se venia, ogni settimana passa, ha messo nel campanello per il citofono per salutarmi. Sì, ma Voglio esagerato. dirti che tutto sommato, i sei più gentili perché non ho... E sentiti ragioni con un cattolico, bisogna che ti faccia baruffano, così è l'alternativa. No, non c'è alternativa. E ti vedi adesso chi ti telefona, avesse fatto qualche domanda, o ti offende, o in puta non gli accetta dialogo, proprio, ottusi, insomma. Adesso metto parole mie, ma a me non mi importa cosa dice, non mi importa niente. Ascolta, Claudio, Dimmi. ti piace fare un appello a Mario? Come no? Vada, di che vorrei, perlomeno, perché mi immagino che dovrei ascoltarti. Mi vorrei sapere qualcosa che non gli è in più. Io ho domandato a tanti, ma tutti mi dicono una roba, ma meno che credo. Se che par, siccome che c'era una che faceva parte del condominio, io vuoi capire cosa. Ecco, se venisse fuori perlomeno, o dine perché, o danne un saluto, dine che non vi è in più, insomma, ecco. Va Va bene, bene? Ciao d'accordo. Claudio. Ciao. Allora, qui abbiamo intanto un saluto per la Laura, è arrivato. Amico Giorgio, manda i saluti alla Laura se è in ascolto. Va bene, detto questo, io ho rassegna stampa, io mantengo un archivio con rassegna stampa di alcuni anni. Chiaramente non ho la rassegna stampa che ha un'ANSA, che hanno i giornalisti che lavorano per i giornali, con tutti gli articoli anche che non sono stati pubblicati, cioè tutti quei pezzi che magari vengono scartati. So, ci sono 1.000 notizie, almeno 800 vengono scartate. Però ne ho un numero sufficiente per dimostrare quello che io dico. Cioè, è un numero più che sufficiente. Non servono avere tutta quanta la storia dell'umanità dal primo episodio da Adamo ed Eva fino ad oggi. Ma
basta avere quello che serve per dimostrare quello che sono i concetti. Cioè, quando un cristiano mette in ginocchio le persone, quando gli dice te che è da pregare Dio, quando la Chiesa Cattolica dice io sono rappresentante di Dio in terra, beh, tutto è conseguente, tutto è conseguenziale. Pronto? Sì? Senta, anch'io sto ascoltando, ho sempre dei dubbi sempre peggiori perché mi faccio tante domande, me le faccio io. Sto facendo sti giorni qua con Padre Pio, questo è l'uomo forte che volevamo. Tutti dicevano che fa forte, forte, adesso si arriva l'uomo forte. E questo uomo forte cancea o cancea tante robe o nasconde tante robe. Pensiamo solo a quello e non ci ricordiamo altre robe. E fa sempre qualcosa di sensibile, di miracoli. Io mi domando, un santo non può far differenze guarire uno e far morire l'altro? Vero. Perché ho sentito dire, mio figlio ha avuto la sensazione, il bambino, ho sentito anche per Tivion qua, non me l'invento io. No, io non ci credevo, non lo sapevo, non conoscevo, eppure è venuto e mi ha fatto un miracolo. L'altro giorno ho sentito per TV una signora che stava per morire, molto credente a Stockpark, anzi che aveva sempre il petto davanti e pregava col bambino di 5 anni, aveva questo bambino di 5 anni, l'aveva sempre accanto e pregava questo bambino, Padre Pio, che fece questo miracolo. E allora, questo che credeva fermemente, pregava con un bambino di 5 anni, aveva le sue cose nel petto davanti per farla guarire, no, qui non l'aveva fatta morire, qui è morta. Uno che non credeva, non sognava neanche, non credeva neanche che guarì il figlio. Insomma, se cominciamo a pensare, ma perché un santo deve fare queste cose? C'è una differenza? Ma allora io dico, o non sono degna, o qui io è degno e io non sono degna. Ma tu non ti devi guardare qui che non sono degna, ti fammi il miracolo, che se non ti credo faccia che dopo ti creda. Io non vado a guardare qui che non credi, io vado a fare gli affari, io per essere una persona onesta vado a fare le robe uguali per tutti. Sì. O li guarisce tutti, sì, o nessuno guarisce neanche uno. Sono d'accordo con te. Questo sono d'accordo, sennò che santo sei io qui io. E ha delle preferenze ora. Ora non sei più un santo, se ha delle preferenze. Questo è di quello. E dopo pensai che va su, qua fa tanti di che madonne e tanti di che santi, e ti dice che da musina, da pieghese sempre una musina. Vero. Ma questo se morto, viene detto, non mangia, non beve, non canta. I sei ricchi da morti che da vivi. Serve qualcosa. Allora questo è proprio Dio Paianca. Questo sì è Dio Paianca. Questa roba che mi fa, adesso io mi penso, e penso sempre di più. E penso anche a me che questa sia una bottega proprio di denaro, chi parla 100 miliardi all'anno di schei che vi su, sì. Santini, un po' santini, i miei franchi, 500, 700, ma se un vero santo, mi domando, sto santo, quando gli fa santo, sei sicuro che lui era contento di diventare santo? Sì. Mi domandava prima del mora, guarda che se te femo santo, sì, tu contento. Sì, a lui gli dice sì o no, ma se gli domanda, mi può domandare prima perché lui dice no, sennò non è più un santo. Allora io fa santo senza dire niente, io vengo a parlare. E se se questo dopo morto non fosse contento che io fosse santo, non ti fai un dispetto. Ma guarda che è sempre schiai meno, è sempre miliardi. E questi dopo morti fa tanti di chi miliardi e schiai che fa paura. Buongiorno. Buongiorno, salve. Sì? Eccola qua, bebbia destra. E il problema è questo. Io so che Padre Pio è un truffatore. È un truffatore ed è un truffatore. È un truffatore, è un truffatore, è un truffatore. Dopodiché la gente ha il diritto ad avere la loro fede. Tutti hanno il diritto a credere, tutti hanno il diritto di farsi imbrogliare. Non è vero dal punto di vista etico, morale e sociale, perché uno che viene imbrogliato non ha il diritto a non denunciare l'imbroglio, però Padre Pio è un truffatore. Ed è un grande truffatore. Ora, la Chiesa Cattolica... Sì? Sì? Dai, te mi lasci un minuto solo, voglio entrare per dire una cosa su Padre Pio, no? Se ti interessa, se no, spero che interessi a qualcun altro. Domenica mattina ascoltavo Radio Rai, no? Radio Rai 1,
non so se era uno o due, comunque per chi che vuoi sapere se dico la verità o no, chi chiede pure la registrazione, già era verso i 9:30, 10 o 10:30, insomma, della mattina, e parlava di Padre Pio, no? Io adesso radio, televisione, fare tutti quanti a gran cassa, no? Beh, fra le tante cose che ho sentito, io intervistavo uno scultore, è un artista, credo che sia uno scultore, manco se che ha definito così, vivo, quindi probabilmente gli era la sua registrazione, non credo che gli era in diretta. E che esperienza che ha avuto con Padre Pio, perché sai che tanti artisti, sia del mondo del cinema, eccetera, andava da Padre Pio, tutti si convertiva, no? E ora lui racconta un po' quello che gli è successo un giorno che si andava anche lui da Padre Pio. E ora, quello che ha presentato davanti a Padre Pio lo ha guardato e gli ha detto, così senza che lui dicesse niente a Padre Pio, tu, dice Padre Pio verso questo artista, tu hai una faccia che non mi piace molto. Questo qua risponde, sono un padre, quello che gli ha detto, sei la faccia che mi ha dato madre natura, però gli dice, a parte la faccia, quello che ho mi dentro, il mio problema spirituale è che mi ho bisogno, che ho visto dire, di una persona come lui, di un carisma come il suo, al limite se proprio non vuole darmi delle parole buone, dice, mi attaccherò ai suoi cordoni. E Padre Pio si gira, lo guarda e fa, sì, gli dice, forse ti può dare attaccarti anche ai miei cordoni, ma penso che non ti combinerei proprio più di tanto, insomma, che vuoi dire nella via spirituale, eccetera. No, gli dice sto qua, mi vado, padre, se lui mi abbandona in un certo senso, mi stai pur sicuro che mi attaccherò ai suoi cordoni. E ora è padre Pio che risponde per l'ultima volta, e guardando in faccia, che fa, bel, dice, guarda, probabilmente se ti, andando avanti, non te attaccheresti a sti cordoni, te attaccheresti do, e guarda, salto a parola, perché non ho neanche coraggio di dirla. Questo ha detto che ha riferito che Padre Pio gli ha detto questa parolaccia, ti attaccherai a questi due. Questa cosa ha detto, l'ho addirittura un giorno, andando in Vaticano, sono andato a gliare un colloquio con il Papa Paolo VI, gliel'ho raccontata anche a Paolo VI di questo discorso che avevo fatto con Padre Pio. E sapeste le risate che ci siamo fatti con il Santo Padre. Basta, no? Ti dico quello che ho sentito, racconto qua a Radio Rai 1, domenica mattina si parlava di Padre Pio. Ho sentito anche questa. Vabbè, metti la ciabbia e portati a casa. Grazie, grazie. Claudio, ti saluto. Ciao, ciao. No, ma Padre Pio è un truffatore. Cosa è la qualità che hanno le persone? La qualità che hanno le persone è quella di espandere loro stesse. Come diceva l'amica prima, è più facile che riesci a guarire uno che non ci crede da un problema, da qualcosa. Perché? Perché ha più energia di uno che è sottomesso. Sempre questo. Sì? Per cui non troverete assolutamente nessuna differenza tra chi crede. Pronto? Chi parla? Pronto? Chi parla? Eh? Chi era? Dodo era? Vabbè. Io ero qua che ti ascoltavo e ti avevo anche messo in linea. Va bene. Allora, andiamo avanti ancora. Cosa abbiamo qui di bello? Abbiamo quei fanatici della fede che ignorano la legge. I seguaci del Messia in terra. Lubavitch, uno Stato nello Stato. Sì? Chi parla? Francesco da Vicenza, vorrei leggerti una brevissima serie di frasi, di pensieri che fanno parte della trilogia. Posso leggerti? Sì, due minuti, dai. Okay. Amico perché sei il legame che unisce ma non imprigiona, amico perché sei la stella che guida ma non abbaglia. Amico perché sei l'albero che abbraccia ma non stringe. Amico perché sei la brezza che placa ma non addormenta. Amico perché sei sguardo che scruta ma non giudica. Amico perché sei parola che previene ma non tormenta. Amico perché sei fratello che sorregge ma non umilia. Amico perché sei mantello che copre ma non soffoca. Amico perché sei lima che affina ma non scortica. Amico perché sei la mano che accompagna ma non sforza.
Amico perché sei il cuore che ama ma non esige. Amico perché sei la tenerezza che protegge ma non assoggetta. Amico perché sei immagine di Dio appunto per questo. Che ne pensi? Beh, se hai bisogno di un amico puoi farlo, puoi pensarlo. Io non sono d'accordo con questo, però può essere bello per chi va alla ricerca di un amico. Bene, ciao. Ciao, ciao. Io preferisco camminare assieme ai miei amici. Bene, cosa abbiamo qui? Ormai siamo arrivati, sì? Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Ciao Leonida. Ciao, dimmi. Ciao Vecchio. Ascoltami, ti ricordo che ti avevo chiamato a volta sì, per discorso. Sì, sto sì. Riuscendo a trovare niente, ti, perché mi non allora, trovo niente. Io sulle due enciclopedie che sono andato a vedere, non hanno nessun dato prima del IV secolo. Cioè, dicono abitato fin dal IV secolo, fino al IV secolo esclusivamente da ebrei e basta. Per cui non c'è nessuna notizia che precede prima del IV secolo. Fino, cioè, niente prima del IV secolo esatto, dopo Cristo. Esatto. Due enciclopedie non ho trovato niente. Che enciclopedie sei che te guarda, scusami? Oepli e un'altra che non mi ricordo. Tu cosa, hai trovato qualcosa? No, no, guardare anche a me su due enciclopedie, ma mi guardare su quei digitali in carta e Gedea, roba su CD-ROM, e non osei riportare assolutamente niente. C'è scritto luogo dove si attribuisce la nascita di Gesù Cristo, ma e basta. Non c'è nessun sì. dato, e zero assoluto. Esatto, e in effetti... È il chiese un po' strano. No, no, in effetti, alla fine, Gesù la concessione alla fede, no? Cioè l'enciclopedia deve dire il luogo di cui si attribuisce la nascita di Gesù. Esattamente. Per questa è una concessione che fanno alla fede. Ma non esiste nessuna prova, nessun elemento che qualifica questo. Infatti non è mai esistito. E le notizie di Nazareth, non ho trovato nessuna notizia che precede il IV secolo. Dopodiché se c'è qualche notizia storica da qualche parte, qualche ritrovamento di qualche muro, quello è un altro discorso, però non esistono notizie. Benissimo, ascolta me, ti chiedo una cortesia. Dimmi. Se non ti crea problemi, che tuo modo adesso ha messo anche a me la documentazione per quel che riguarda la pedofilia? Mica ne ho dato 200 fotocopie a... No, mi non esigo una roba così grande, una roba... Vabbè, se te vuole, quando ho tempo, nel giro di un mese però, 20 giorni... Tranquillo, mi non ho presa. Passo una cinquantina di fotocopie dei vari tocchi ai giornali, perché siccome che ho messi in data, no? Secondo condizioni di data... Sì, allora sì, fare schedario, verso pagina per pagina. Benissimo, beh. Stavolta faccio una cinquantina di fotocopie. Comunque, sì, ma senza nessuna fretta, va tranquillo. Sì, 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 va bene. D'accordo? D'accordo. Grazie ciao, mille, ciao. Il problema è questo, il problema che sollevava Leonida è la presenza di Nazareth, quanto Nazareth è antica. Io qui ho preso una telefonata una volta di un amico di Vicenza, il quale diceva che Nazareth è una città estremamente recente per quanto riguarda la Galilea. In effetti è vero, non esiste nessuna notizia che vada oltre, nessuna notizia storica che parla di Nazareth. Per cui io adesso non ho trovato definizioni di Nazareth esisteva fin dal fondata al ha avuto questa importanza o questa storia, cioè non ci sono assolutamente. Per cui già mi è sufficiente per negarne l'esistenza. Sei pronto? Il problema si pone quando invece si va a costruire una definizione storica, cioè una città che ha una storia, che ha una posizione, che ha degli effetti, che ha delle condizioni. Sì, pronto? Non sento per telefono. Non mi senti? Adesso? Adesso sì. Si può dire quello che si vuole in questa trasmissione? Sì, può anche insultarmi. Ma vuole sapere che qualifica ha per dire di Padre Pio così. Lei non lo ha conosciuto, dunque non lo può Padre Pio è un truffa... Io sono un apprendista stregone, so perfettamente come avvengono le trasformazioni di energia, per cui dico che è un truffatore, basta, non esiste. Dopodiché le stime e tutto il resto deve provarlo lui, non io. No, è lui che deve... Essendo che lei non l'ha conosciuto non lo può non giudicare. Non è importante, conosco la vita. E la vita ha delle condizioni di espressione tali per cui quello è un truffatore. No, che dopo la fede, una persona la fede, non l'ho conosciuta la fede, prima. La fede annebbia i cervelli, questo è un altro discorso.
Però se quando è un discorso di fede è una cosa, quando invece si vuole trasferire il discorso di fede all'interno del sistema sociale le cose sono diverse. No. Per cui lei è libera di credere che Padre Pio sia stato un santo, tutto lei può credere, meno a trasferirlo agli altri. Perché è quello che lei fa agli altri, però dicendo che è così, che è colà. Pio è un truffatore. Le stimate che sono sparite. Non prendo più il telefono. Le stimate che sono sparite al lato della morte del Padre Pio, c'è stata tutta una discussione fra i frati come giocarsela e come vendergliela a quegli imbonitori che chiamano fedeli. A quel bestiame a cui loro volevano vendere la storia di Padre Pio. E hanno deciso alla fine di optare per il secondo miracolo. Dopodiché la fede è una cosa, il sistema sociale è un'altra cosa. La gente ha il diritto di avere il cervello bloccato, ha il diritto nel modo più assoluto, e io ho il diritto di risvegliare il Dio che cresce dentro ogni essere umano. Per cui questa è una trasmissione che serve per svegliare il Dio che cresce dentro l'essere umano. Se volete ascoltarvi di quanto è buono, bravo e dolce Padre Pio, esistono centinaia di trasmissioni che vi parleranno di quanto è buono e grande, è grande Padre Pio. Vi ascoltate su altre radio e vi diranno quanto è bravo e quanto è buono Padre Pio, quanti miracoli ha fatto, quanto ha determinato. Là vi ascoltate questo. Questa è una trasmissione che serve per svegliare il Dio che cresce dentro ogni essere umano. Io so benissimo di essere circondato in un sistema sociale dove sono circondato da morti che camminano, messi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Ne prendo atto di questo. So benissimo le difficoltà che ci sono. E grazie a gente, a milioni di donne bruciate vive, a milioni di lottatori, a milioni di uomini che hanno affrontato la vita, io posso parlare a questa radio e dire quello che io penso. Dimmi. Dai. Non vai nei microfoni, no, vi sei bloccato. Prova a vedere se va. Niente, ho fatto 5-6 telefonate a vuoto, dopo sono andato a cambiare cabina, altre 5-6 a vuoto. Perché andava il getton e non si rispondeva nessuno e cascava giù, non ha importanza. Ma ti ti casi tanto, ma pare che ti si pigli sulla strada. Io sta sento Claudio quando che ti te parli te che maniera là, perché se tutti quanti in tasca, se tutti quanti d'accordo, guarda che qui che non sei con te, che poi era sento uno che dicia che te avessi fuori strada, de come qua. Qui io sei una specie cioè non voglio mia dire parole che hai detto io. Perché no, ma voglio dirti, se chi urta queste robe qua, che queste robe di realtà, cosa si che dove si che devo andare a parlare, cioè? Non lo sappiamo. Guarda che questa qua è una roba realtà, perché mi sono stato, ho lavorato a fare elettricista, sono un convento, con tante che robe, e sono stato mesi, e dopo anni, e dopo... Sì. E queste robe qua, è che era ancora, almeno con i miei 20 anni, perché non 60-64, però guarda quanto tempo che sei, e adesso che pare poi è possibile queste robe qua. Passo e chiudo, scusami, guarda, anche a un succo di però. Va bene, ciao carissimo. Ciao. Io chiudo qui la trasmissione Magistra con Maria Paganesimo e a risentirci alle ore 19. Alle ore 19, mi raccomando, parlerò di cos'è il proselitismo dal punto di vista del paganesimo. Grazie per ascoltarmi e arrivederci. Scappo via.